Il fuoco è un fenomeno avvincente, ma le fiamme possono guizzare e protendersi in molte lingue perché c'è un combustibile che le alimenta. Il fuoco si accende ed arde perché c'è un supporto che brucia e si consuma. Esaltare il fuoco della perdonanza significa dare valore all'anima celestiniana che lo genera, soprattutto nella dimensione dell'amore che sa portare cristianamente il peso delle difficoltà quotidiane. L'evento che oggi prende inizio non si esaurisce in un semplice gesto rituale, ma intende attivare una conversione motivata e concreta. Quest'anno possiamo prendere l'impegno, insieme, a vivere con carità evangelica i numerosi disagi e gli inconvenienti legati alla pandemia da Covid-19. Ciò comporta accettare con prontezza le privazioni imposte dalle circostanze, facendosi carico con pazienza delle rinunce e dei fastidi provocati dalla lotta contro questo temibile contagio. Talvolta può costare fatica obbedire alle norme e restrizioni decretate per contenere l'epidemia, ma la fedeltà convinta e obbediente tutela il bene comune, cioè il bene individuale e pubblico. La disciplina civica, se risponde a regole giuste, è una virtù umana e cristiana. Preghiamo per le vittime del contagio e per le loro famiglie, così pure per i malati a causa di questa infezione. Insieme agli atteggiamenti di adesione alle disposizioni legittime e mirate a promuovere gli interessi generali, occorre moltiplicare l'attenzione verso le persone che attraversano gravi difficoltà, sapendo che la carità cancella una moltitudine di peccati. In particolare, va rivolta una partecipe prossimità al mondo del lavoro, fortemente messo in crisi dalla recente pandemia. Pensiamo agli operai, agli artigiani, ai commercianti, agli impiegati, ai professionisti, agli imprenditori che hanno subito seri danni economici nello svolgimento delle loro attività. Essi hanno bisogno non solo della nostra simpatia, ma di una solidarietà fattiva e coraggiosa. Apriamo il cuore pure a quanti bussano alle nostre porte, provenienti da paesi lacerati da guerre e devastati dalle povertà, nella convinzione che la questione fondamentale da affrontare non è se aiutarli, ma come aiutarli in modo adeguato e lungimirante. Nella generosa sollecitudine aquilana comprendiamo anche gli esclusi, a qualunque categoria appartengano, e gli indigenti che alla precarietà economica spesso uniscono problemi di emarginazione sociale. Con affetto fraterno e dedizione fattiva li stringiamo tutti a noi con l'abbraccio forte e universale della perdonanza.